Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Starlet's Tube, ultima recensione, reaction, scusate, almeno per quest'anno, dedicata all'11ª e ultima stagione di The Walking Dead. Oggi, che è lunedì quando sto girando, voi starete guardando invece il video di martedì, è andato online su Disney Plus, perché vi ricordo che adesso le puntate vengono trasmesse, diciamo, anzi messe online ogni lunedì mattina su Disney Plus, dove potete trovare anche le precedenti 10 stagioni. L'ottavo episodio, ovvero Per il sangue, che è il primo finale di metà di stagione, perché vi ricordo che questa 11ª stagione sarà divisa in 3 parti. Adesso è finita la prima parte, poi ci sarà la seconda e poi l'ultima, quindi saranno 24 episodi e questo è il primo finale di metà stagione. Poi ce ne sarà un altro dopo l'episodio 16, quindi giustamente non è sbagliato chiamarlo mid season, ma chiamiamolo first mid season, ecco, chiamiamolo appunto volgarmente così. Questo episodio l'ho già visto una settimana fa, ma non è che mi ricordo poi tantissimo. Sapete che io comunque poi spengo il cervello in modo da farmi una reaction più realistica possibile. E niente ragazzi, quindi bando alle ciance e cominciamo a vedere questo benedetto primo finale di metà di stagione. Eccoli qua, i miei Coco Kagamugats. Lì è Daryl che salgono delle scale. Stanno arrivando i vaganti. Perché si muovono così? Senza motivo. Oh, il motivo c'è. Ti sbagli. C'è un motivo per ogni cosa. Ma c'è da dire che questo non è scemo, eh. Potremmo farli fuori. Come in quell'ospedale a Rockville. Facile. Io ho dovuto salvarti il culo. Quando mi cominciavo a divertire. Ma che arrogante che sei, Carver. Spero che crepi male. Devo allontanare di un paio di miglia. Meno fatica, meno dischi. Sì, meno palle. No! Oh! Non li sopporto! E qui Daryl stava cercando di sganciarsi, eh? Posso farlo io, l'ho già fatto. Wells può farcela. Vedete, lui stava cercando di sganciarsi, ma non glielo permettono, porca troia! Ma lui ha capito, ha capito tutto, non è stupido Daryl. Ciao Wells, è stato bello conoscerti. Però hanno un'arroganza che non gli si addice, almeno gli Expendables sono più umili. Sì, credici, bello, dai, piano, ecco, comunque. Da dietro! C'è rimasto di merda! Sono leggermente di più di quello che pensavi! Signore! Sono in quattro orde! Di problema. Uno, due, tre, quattro, vai, cinque, sei. Negan! Maggie! Preso! Non te l'aspettavi! Negan e Maggie erano in mezzo all'orda, lo hanno colpito e lo hanno dato in pasto ai zombie! Sì! Mangiatevelo tutto! Sì, cibo, sì! Eccoli qua! Ma che belli che sono! E intanto qui ad Alexandria il diluvio. Ma cos'è? Come qui nella mia valle che da una parte piove e dopo qualche chilometro non piove più. Ale, perfetto. Poverini bimbi. Madonna mia. Madonna. È un tornado. Porca troia. Il mulino che va a fuoco. Minchia, un pezzo delle mura. Quello cos'era? La recensione. Via, porco Giuda. Oh, che carina l'idea, Carol. Ce l'ha con Maggie. La mia nemica. Ma dove la tua nemica? Le hai soltanto fottuto la roba. Oh, non li sopporto. Non li reggo. Devono sparire. Non li sopporto più. Sei tornata. È certo che è tornata, coglione. I soldati a volte cadono. No, minchia. Non era solo questo. Bel leader di merda. Bel leader di merda, cazzo. E Dio ha deciso del suo destino. Basta tirare in mezzo Dio! Sei stato tu. Bravo, su questo è giusto. Non l'ha mandato Dio fuori, sei stato tu, coglione. Hai tirato fuori un bel po' di cose da dire. Da quando è arrivato il tuo fidanzato. Basta! Icchia che stronzo! Madonna, Daryl, tagliagli la testa. Che vuoi condividere? Qui Daryl sta vedendo un po' vacillare il rapporto tra
tra lì e Pop. Spero ovviamente non so. Vabbè che lo so già, è inutile che... Volontari? Connie, io voglio andare. No, sei appena tornata. Sto bene? Io vado. Se lo sente può farci comodo. Io voglio andare con Carol, che bella cosa, Connie. Vuole andare con Carol? Oh, grazie. Che bella cosa, la faccia di tutti gli haters. Bene, allora vengo anch'io. Brava, Kelly. Ehi. È fuori discussione, sorella. Non ti molla più adesso. Io vengo con te. Brava, Magna. Anch'io. Bravi, bravi. No, Virgil, tu. Dove vuoi? Dove vuoi andare, amore? Mi serve una mano per essere sicuri che non entri nessuno. Sì. Eva Virgil, amore, dove vuoi andare? Sei stato tanto bravo nel 6, ma c'hai due buchi nel corpo. Poverino, dai. Bravo, bravo, rimettiti a letto, Gioia. Anch'io. Oh, grazie, Judith, ma preferisco che tu resti qui. Io non ho paura. Amore. Non so che non hai paura, ma aiuteresti gli altri bambini a sentirsi un po' meno spaventati. Brava, Carol. Madonna, che bello vederla interagire. Vi prego, datemi più interazioni tra Judith e Carol. Il problema con questi trovatelli come Zig è che non si fidano facilmente. Non è vero! A volte mi avvicinavo a Zig e lui mi dava un'occhiata. No, è vero, è vero, questo è vero. Quell'occhiata. Decidere se leccarmi la mano o mordere. Avrebbe dovuto morderti alla gola, quella povera bestia. Tranquillo, io non te la leccherò. Bravo, 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 così diccelo. Minchia, c'è lei che si sta cagando addosso. Mi sembra giusto, ma non provare nemmeno a mordermi. Tic lo fece, un dolore tremendo dover strangolare quel... Bastardo, solo per questo devi crepare. L'abbiamo tenuto con noi perché è un ottimo cercatore di tracce. Si dice segugio, stronza. Lei è un'ottima tiratrice, questo è sicuro. È così che avrà fatto fuori Wells. Non è vero, però va bene. Tu dove la cercheresti? Bravo, bravo, bravo Daryl, bravo. Vorrà vederci arrivare. Lei ha un arco, guarderei in alto. Bravo. Sugli alberi, forse. Ah, come li sta fregando. Daryl ha capito che in mezzo alle carcasse ci sono Maggie e gli altri. L'ha capito, non è stupido. Lo faremo. Bravo, che se li ha intortati bene. Lui ha capito che quello è il modo dei sussurratori e quindi avrà fatto 2+2 nella sua testa. Negan ha detto a Maggie come guidare i morti e quindi di conseguenza lo sa. Però se li ha intortati in modo che non sospettino nulla. Bravo, bravo. Se non sapessi! Eccoli che arrivano! Questa anche, questa è un po' un'atmosfera romeriana, eh? Molto, cosa molto c'è? Romeriana. In qualche modo lei è riuscita a mettere i morti contro i vivi. Sai dove è andata? Non lo so. È vero, lui non lo sa. Mi dispiace. Non sa dove effettivamente è andata. Non ho sue notizie da tanto tempo. Vorrei solo che fosse qui. Oh, ma dai, ma... La vedo nel modo in cui tieni la spada. Oh. E quando eri pronta a correre nella tempesta. E da come parli ai bambini, aiutandoli a credere in se stessi. Tua madre è ancora con te. Beh, veramente questa è una caratteristica di suo padre. Che ovunque lei sia, tu sei con lei. Un bel discorso, dai, l'ha rincuorata un pochino, povera bimba. Madonna, se Daryl è in ansia, che ci finisce sopra uno dei suoi. A che stai pensando, Shaw? Cosa c'è? Cosa volete? Basta, state zitti. Ti conosco meglio di quanto conosca me stessa. Beh, oddio. Che c'è? Penso alle persone che abbiamo perso. Sì, ma figli miei, se no evitavate di cagare il cazzo alla gente! Oh, ma dico, ma scherziamo! E dai la colpa a me. Ma porca troia, ma veramente, siete arrivati e avete ammazzato gente innocente! Io non offrirò al Signore mio Dio olocausti che non mi costino nulla. Minchia, finirò all'inferno solo per sentire questo. Il cavallo nero della carestia
che ci insegue tutti. Ma basta! Ma tutto per giustificare le vostre azioni di merda! Un sacrificio. Ma basta! Siete soltanto dei ladri! Si stanno riprendendo quello che è loro! Che non siamo scappati dal fuoco. Non lo sopporto, adesso abbasso. Voglio sentire. Comunque questo non sta a posto, eh. È un sacrificio che dimostra che noi siamo ancora degni. Ecco perché non c'è dubbio che noi vinceremo. Non ce la faccio! Aldo, Giovanni e Giacomo, datemi la forza! Ecco! Va che li ha visti! Ha capito tutto! Bravo, Daryl, li ha visti! Ecco che li ha visti, imperturbabile, bravo! Li ha visti andare in un'altra direzione, guarda che... Madonna, sta già progettando qualcosa! Ti stai perdendo i fuochi d'artificio? Eccolo! Che ci fai qua su? Hope mi ha detto di controllare il pericolo. Pipi! Vuoi fumare? Sì. Si è approfittato un po' della fiducia che ha instaurato. Questa è una stronzi, però vabbè, ma questi sono degli assassini. Ma non si può empatizzare con queste persone. Una volta avevo smesso, ora dovrò smettere di nuovo. Perché? Infatti, perché? Dai, che bastardo! Coltellazzo Ale! Via, fuori uno! Non poteva farlo anche con quegli altri, però vabbè, non pretendiamo troppo. Bam! Icchia! Andate da quella parte! Minchia, questa è stata una bella azione. Bella, ben fatta. Dove vai, Daryl? Dove vai, amore? Ah, il deposito del cibo! È andato ad aprirlo! Oh, bravo, bravo. Corri, corri adesso prima che ti sgamano. Porca puttana! Allora, questi per esclusione devono essere Negan ed Elijah. Cazzo, una scheggia ha preso Elijah. Puttana, e anche Negan al braccio. No, Elijah. Minchia, lui è ferito alla gamba. Dai, bello. Dai, che ce la fai. Bravo, Negan, che lo stai aiutando. Madonna. Sì, ma che palle questi. Abbiamo disperso i putrefatti. Ne sei sicura? Ma mica tanto, Eccoli qua, madonna, poveracci, che sono pure feriti. La mia nemica non si arrende mai. Proteggete il cancello. Show. Predisponi il watch. Cos'è il watch? Cos'è? E come finirà questa storia? Cos'è? Waka waka come Shakira? Non lo so. Che nomi. Madonna, dai, Diane. I guardi mi stanno cedendo. Anche il telaio. Tutto. Cavolo. Che stai facendo? Rosita? Guadagno tempo. Cosa? Madonna, che coraggio. Perché Rosita è sempre stata una con le palle. Okay, soprattutto adesso che è madre. Uno. Vai. Due. Tre. Madonna. Guardate che è Giudito come la guarda. Porca trova. Vai, Rosita. Ma che brava. Mica, ma che Rosita è grande. È sempre stata una coi coglioni. Grande. Guardate che brava! Minchia, ma metteteci lei contro i miei titori! Che fatela entrare! Madonna! Stiamo lontani dalle finestre. Oh, molto poverino! Lontanissimi proprio! Le guardo da lontano! Oddio, un nascondiglio segreto dentro uno sgabuzzino. Cosa hai trovato? Lo voglio sapere adesso. Vabbè che lo... Questo è un lanciarazzi adibito per delle frecce esplosive. Lanciata era un geniere.
Ora è il nostro Da Vinci, vero? Questo Watcha farà un sol boccone di quei putrefatti. Che troia! E poi continuiamo con i rastrellamenti. Io ci asciugo. Mentre ammazzate la gente! Tu credi alle sue parole? Questa, Dani sta cercando di capire da che parte sta lei. È solo una domanda. Sta cercando di capire se si può fidare, coglione, però vabbè. Ma quando non avevamo niente, lui ci ha dato una speranza. Vabbè, come Alfa! Siamo tutti vivi perché abbiamo creduto in lui. Ma va, va, va. Non importa se io gli credo o no. A me importa. Sì, perché vuole capire se può aiutarlo, tutto lì. Vuole salvarla ancora una volta il complesso dell'eroe. Ma basta, Daryl. Ma Daryl pensa veramente... Abbiamo lasciato quel capanno. Ma vaffanculo, non so... Ci penso. Ma quando, ma va, sì, vabbè, è giusto che ci pensi. Devi cambiare qualcuno a cui tieni. Quando fa del male alle persone a cui vuoi bene. Basta. Sì, è vero. Daryl la vuole salvare. Ci sta, per carità, ma sto cazzo di complesso dell'eroe se lo deve togliere. Questa è un'assassina. Pensa veramente che Maggie avrebbe accettato questa nel suo gruppo? Va bene, certo, Daryl, credici. Okay. Perché dice tanto hanno accettato Negan, quindi figurati se non accettano lei. Ma Negan si è guadagnato la sua redenzione. Si è fatto un culo così. Aspetta. Ecco, ecco, ci siamo. Ecco, arriva la cagata. La zona Cesarini. Eccoci, la zona Cesarini. Ci sono delle persone insieme ai vaganti. Ecco fatto. Ecco fatto. Sono i miei amici. Eccala! Zona Cesarini! Sono qui per il cibo che Pop gli ha portato via. Moriranno di fame, sono brave persone. No. Hanno delle famiglie. Se sai cosa li aspetta, ti prego, non farli morire in questo modo. Sì. Tu mi hai mentito. È l'unica cosa che ha sentito lei! Sono sicuro che... Per proteggere la mia famiglia ho mentito. Carver mi aveva detto... Lei ha sentito solo questo! Ha sentito solo che lui... Lui le ha mentito! Di tutto quello che gli ha detto, la famiglia e tutto, che ci sono persone che saranno... Non gliene frega un cazzo a questa! Sai cosa farà Pop quando scoprirà che stai con quella donna? Lui non deve saperlo. Tu puoi venire con me. Ma dove, Daryl? Ma che cazzo, ma... Niente. Lascia che io niente. Firmi, devi aiutare. Niente, ha fatto la cazzata. Dai, si è fatto intortare. Si è fatto intortare. Dai, si è fatto intortare. Dai, dai, Daryl, tu sei un coglione. No, la Kang gli ha fatto fare un'altra volta la figura del coglione. Lei ha sentito solamente e tu mi hai mentito. Della resta della persona non gliene frega un cazzo. Lui ha cercato di puntare sulla sua umanità, ma questa non ne ha. Della famiglia? Sì, sì, va bene, della famiglia. Minchia, che nervoso. Dai, Kang, ma smetta di far fare a Daryl ste scelte di merda, ma basta. Dai, Maggie, però, su. Oh, brava. Boom, brava. Sì, perché credo che voglia sfondare le mura per far entrare i vaganti. E la te Fast and Furious... è buttata giù e bam, breccia aperta. Puntalo sul cortile e fai fuoco. Signore? Ah, mi hai sentito? Subito! I nostri uomini sono lì sotto. Ne sono consapevole. Non gliene fotte un cazzo. Nemico, no. Dio li proteggerà. Basta, ma... Vorrà dire che è raggiunto il loro momento. Minchia! Possiamo vincere in un Vinceremo altro... Vinceremo la guerra a modo... No, questo è andato. Certo. Non, questo è partito. Cioè, sì, un villain completamente inutile e solo psicopatico. Il signore parla attraverso di me. Ma basta! Ma minchia, chiamate Max von Sydow, l'esorcista. Neanche me. Ma va. Un coso completamente inutile, solo fuori di testa questo. Né carismatico, né niente, solo pazzo. Oddio la miccia. Minchia. Oddio, l'ha tirato fuori i coltelli. Oddio. Minchia, lei lo ha coltellato. Vabbè, non so, si sa, vabbè. Però lei non lo sta facendo per Daryl. Aia. Aia, Daryl ha ammazzato l'altro. Lei ha fatto bene, ma non l'ha fatto per Daryl. Pensate a questo. Non l'ha fatto per Daryl.
No, 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 no. Assolutamente no. Madonna. Sì, vabbè, questo non è un mercenario. Un mercenario a Maggie l'avrebbe già fatta fuori. Porca troia. Minchia, bravo, Gabe. Fucile di precisione. Ecco cosa c'era nascosto. E dai, Gabriel, su. Sì, ma fatte mie, falli fuori. Dai, Gabe. Ecco, questo sta morendo. Ciao, Pop. Vorrei dirti che è stato un piacere, ma non sarebbe vero perché sei stato completamente inutile. Completamente sfatto. Completamente inutile. Ale, è morto. È morto. Pop, ciao. L'ha ucciso lei. Brava. Brava. Minchia. Minchia, ha visto il suo compagno morto. E qua adesso ha cambiato il DNA, eh. Lia, andiamo. Prima che ci trovi. Sì, sì, infatti, lei vuole subito venire con te, Daryl. Dai che te la sei presa nel culo, su, dai, mettiglielo nel culo adesso, dai. Dai, 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 su che c'ho fretta. Non c'ho più voglia, stufa di sto episodio, non ne posso più. Adesso ascoltatela bene, sta stronza. Papà è morto. Dixon l'ha ucciso. Track! Sta con il nemico. Eri Track! Bello dentro nel sedere senza vasellina, Daryl. Bravo! Bravo minchione! Bravo coglione! Bravo! Bravo! No, mi spiace, era funzionale, va bene, ma perché l'hai fatto? Perché? Perché è una stronza! Ha dimenticato cos'era importante. Non la guerra. Le persone. Le mie persone. Tu faresti di tutto per proteggere la tua famiglia. E questo è vero. Anche io. Brava, hanno scelto entrambi la famiglia. Però Daryl te lo sei fatto mettere. Questa cosa perlomeno serve. Spero che serva a far capire a Daryl che questa è una stronza e deve soltanto ucciderla. Io spero che serva a questo. Io voglio vedere questa troia morta. Deve ammazzarla lui. Però la Kang gli ha fatto fare un'altra volta la figura del coglione che si è fatto intortare. Questa cosa non mi piace. Avrei dovuto ucciderlo quando potevo. Andate a chiudere il cancello. E poi? Uccideremo tutti quelli che sono qui dentro. Bravo, visto? Anche peggio di Pop, guardate, anche peggio. Ma Pop 2 la vendetta, ma vaffanculo. E la Kang vuole redimere questo in qualche modo? Ma me la mangio se ci prova, ma vaffanculo, va. E qua intanto... Sono troppi da affrontare. Devo chiamare Aaron e Carol. Madonna. Ti manca qualcuno? Sì, sì. Te pareva. Gracie. Cazzo è andata. Gracie. Sono qui sotto. Nello che cazzo è andata a fare sta ragazzina nello scantinato? Judy. Minchia. Si sta allagando tutto. Ci penso io. Va a prendere qualcosa. Vai. Madonna Lidia, amore, ti prego. Ti prego, piccola, non farmi scherzi, eh. Dai, dai che ce la fai, amore. Dai. Che stai facendo? Che cazzo fai? Con cui combatti? Un'arma come l'avete tu erosita. Oddio. Comunque di tante veri bambini sono il male in sta cazzo di serie, eh. Oh, santa savacca, sono entrati? Sono entrati, questo vuol dire che Lidia molla... si è sfondata la porta e Lidia è dovuta scappare. Oh, porca puttana. Madonna! Poverine, sono intrappolate nello scantinato! Da una parte gli zombie, dall'altra l'acqua. Madonna, povere tuse! Qui intanto si continua. Vai, Maggie! Dai, sì, vabbè! Vai! Ninka Nikan, grandissimo! Ma Daryl non riesco a capire se è fuori o se è ancora dentro. Io spero quasi che sia dentro, perché peggiorerebbe ancora di più la situazione di Lia. Ritirata. Lia, ritirata. Ritirata. Mi sta facendo ritirare. Bastardi. Che mi venga un po'. Si stanno ritirando. Sì, ma c'è un motivo. E Maggie l'ha capito. Ma perché? Guardala qua sta troia. E Daryl la voleva salvare. Ma vaffanculo, va. Minchia, è partito. Si è accesa la miccia.
Maggie, io me ne andrei, io mi sposterei. Maggie, io mi sposterei. Mi si sposti? Vabbè. Cliffhanger, ovvio. Grazie MC. Devi perderlo questo vizio dei cliffhanger, perché non piacciono a nessuno. Dovete soltanto andarvene a cagare, bestiacce. Bene, dopo la reaction di questo episodio, che non è stato proprio questo granché, ma è stato anche meno peggio di quando ci aspettassimo sia io che Carol dopo aver letto gli spoiler, è uscito proprio da qualche giorno un mini promo dedicato alla seconda parte, o perlomeno a quelli che pensiamo siano i primi episodi, insomma, di questa prima parte, insomma. Penso che serva a rendere l'idea, dura 30 secondi. Vediamo se riusciamo a fare una piccola reaction e a parlarne un momentino insieme. Alexandria. Corpi che bruciano. Daryl. Judy. Oh, che belli. Maggie e Negan. Oddio. Jerry. Il Commonwealth. Oddio, Orsby. Oddio, Pamela Milton. Ela. Ela. Ancora questa? Perché? Vabbè, il 20 di febbraio comunque ritorna. Speriamo bene, ragazzi. Vabbè, ragazzi, il promo sembra promettere abbastanza bene. Ci saranno il Commonwealth, finalmente. Abbiamo visto Daryl e Rosita davanti a Mercer. Quindi c'è già chi ipotizza che Rosita e Daryl potrebbero entrare a far parte dell'esercito del Commonwealth. Ma francamente io Daryl a mettersi la divisa proprio non ce lo vedo. Infatti è strano vederlo senza il gilet, senza il suo solito abbigliamento. È abbastanza strana come cosa. Carol in modalità la spia che non mi amava lì al Commonwealth. Abbiamo visto un frame anche di Eugene e Rosita, una Maggie con i capelli corti, quindi questo fa presagire il salto temporale. Si è visto di nuovo Carver e anche quella cagna di Lia, e è stato bello vedere appunto Judith che corre incontro a Daryl e l'abbraccia. Daryl ha parlato con Gabriel delle scelte, e insomma, anche perché comunque è un argomento che lui adesso lui ha fatto una scelta, come l'ha fatta anche Lia, penso che si riferisca a questo. Abbiamo visto Pamela Milton che sembra, non lo so, una bambola di un cazzo di burattino con questo sorriso che mi ricorda quello di Terminator in Terminator Genesis. Comunque staremo a vedere. Ve l'ho detto, io il fumetto non lo so, quindi non so esattamente come, se è veramente così, non lo so, sinceramente non lo so, però io così cos'è? Sembra un cazzo di burattino, vabbè, staremo a vedere. Ragazzi, possiamo solo farci il segno della croce, sperare che questa 11B non sia un fiasco come purtroppo è stata questa prima parte di stagione, perché questa prima parte, a parte appunto il Commonwealth e alcune parti di Alexandria, è stata totalmente inutile. Il tutto perché hanno voluto mettere degli altri villain. I mietitori potevano anche non esistere. Lia poteva non esistere, per quanto l'attrice, come ho detto, a me sta abbastanza simpatica, è una personcina tanto gentile, tanto carina. Infatti non capisco perché la Kang ha dovuto mettere sta povera donna in mezzo a questo fuoco incrociato, perché deve appunto fomentare le warrior, le civil war tra le shipper. Perché infatti una cosa che ci tengo a dire, che poi diremo anche in live domani sera, mercoledì alle 21 su Canale Italia, Lynn Collins ha detto una cosa molto carina e molto intelligente, che lei rispetta tutte le ship e tutte le shippere, che c'è un'unica vera ship, quella di The Walking Dead. Ecco, lei ha fatto un discorso molto intelligente, a differenza della Kang, che si diverte a fare queste storyline del cazzo che fanno litigare le persone che chiaramente non sanno distinguere poi in realtà dalla serie TV. E questa donna si ritrova in mezzo a un fuoco incrociato per sto personaggio che poteva essere gestito in 100.000 modi diversi ed essere molto molto interessante. Perché io l'ho sempre ribadito, se a Lia non avessero dato questa storyline di merda con Daryl e tutto il resto, poteva anche essere un personaggio interessante, ma così, come è messo adesso, fa soltanto schifo al cazzo, e in questa puntata proprio è andata nel fondo, e mi dispiace per l'attrice, veramente, ma io sto a dividere attrice dal personaggio, il personaggio fa cagare, l'attrice no, l'attrice è anche una brava persona. Quindi io vi invito appunto a venire stasera su Carol Italia, domani sera, scusate, mercoledì alle 21, su Carol Italia saremo io, Carol, Martina e Daria, salvo imprevisti. Quindi saremo in quattro, quindi sarà una live leggendaria, perché di cose da dire comunque ce ne sono tante. Domani appunto alle 14.30 comunque ci sarà il mio video di approfondimento. Come sempre vi invito a iscrivervi al canale, soprattutto a seguirmi su Instagram, trovate appunto il link in descrizione per appunto non perdermi nessun aggiornamento riguardo appunto l'attività del canale, e soprattutto cliccate sulla campanella per attivare le notifiche.
Ragazzi, beh, che dire, io questa reaction la concludo qui, questo episodio poteva essere meglio, ma di questo ne parliamo nel video d'approfondimento. Cioè, non è un cliffhanger degno dell'ultima stagione di The Walking Dead. Ragazzi, vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ma quando la capiranno che i cliffhanger non sono belli, ma sono soltanto una grandissima rottura di coglioni? Quando lo capiranno? Non lo capiranno mai, perché ormai è l'ultima stagione, quindi che cazzo gliene frega loro ormai di capirla, sti stronzi maledetti!